Ciao a tutti e bentornati. Voglio fare delle focaccine senza farina, quindi gluten free, senza glutine, però ricche al contempo di proteine, di vitamine e di sali minerali. Per fare questo utilizzerò la farina di riso come base, ma utilizzerò anche farine di fave e farine di lenticchie che ho fatto io stesso, almeno quella di lenticchie. E niente, faremo queste focaccine che saranno ottime per uno spuntino, ma anche una cenetta accompagnate da qualcosa, del salmone, del Philadelphia Light, dei pomodorini con della mozzarella leggera, un goccino d'olio, del basilico. Potete anche utilizzarle chiaramente come una merenda perfetta per i vostri bambini che non hanno tanta voglia di mangiare i legumi, e quindi voi ci mettete i legumi dentro e siete a posto. Cominciamo subito. Pesiamo 150 g di farina di riso, aggiungiamo 30 g di farina di tapioca oppure di fecola di patate. Quindi aggiungiamo 35 g di farina di lenticchie che ho fatto io, poi vi dico come. E 35 g di farina di fave. Diamo una bella mescolata. Dopodiché aggiungiamo da 1 a 2 g di lievito di birra secco, dipende da quanto è forte il vostro lievito e da che temperatura avrete a casa vostra. Mescoliamo. Aggiungo da 3 a 5 grammi di gomma di xantano, che è quello che ci farà fare da collante, visto che manca chiaramente il glutine. Ora, la gomma di xantano dove la troviamo? La troviamo praticamente ovunque. Io l'ho comprata su Amazon, credo 4 pound, 4 euro. È arrivata addirittura con Prime nel giro di poche ore. Però la potete comprare in qualche Natura Sì o qualcosa del genere. Quindi aggiungo la mia gomma di xantano. Alcuni la preferiscono scioglierla nell'acqua prima, ma siccome noi andremo a mettere tutto in frigo per una notte, non ci sarà bisogno, per me non c'è bisogno di scioglierla. Poi chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ne metterò 4 grammi. 4 e 4 va bene. Aggiungiamo l'acqua. Io ne aggiungo prima una metà. Non dobbiamo impastare, perché non c'è da far sviluppare nessun glutine. Dobbiamo semplicemente far sì che il composto si mescoli tutto quanto all'acqua. Già l'odore è veramente molto molto intenso di fave, di lenticchie, veramente molto molto buono. A questo punto io aggiungo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. E mezzo cucchiaino di miele, ci vado un po' ad occhio e continuo a versare l'acqua. Non vi consiglio di usare le mani o comunque di non usatelo, non vi consiglio di usarlo, non vi consiglio di non usare i guanti, ecco, non mi veniva, perché appiccicherà parecchio alla fine. Ok, ci siamo quasi. Come vedete, ho impastato praticamente pochissimo. Aggiungo il sale, che sono, diciamo che nei panificati ce ne va il 2%, quindi sarebbero 5 grammi. Però io ce ne metto un poco poco di più perché le lenticchie e le fave hanno bisogno di sale. Quindi gliene metterò 6 grammi e mezzo in questa ricetta. Io qua sono intorno ai 150 grammi di acqua. Ne aggiungerò un altro po' perché i legumi, che in questo momento sono allo stato secco, anche se sono ridotti in polvere, tenderanno ad assorbire acqua e a gonfiarsi. Quindi io arrivo a 175 grammi di acqua alla fine. Non importa se l'impasto sarà
un po' più colloso. Ecco qua. Nel giro di 5-7 minuti abbiamo finito l'impasto. A questo punto che facciamo? Prendiamo un contenitore, un contenitore qualunque. Ci versiamo un bel, diciamo, olio in maniera tale che questo impasto, ragazzi, appiccica parecchio, quindi esageriamo con l'olio, poi casomai a togliere ci siamo. Quindi mettiamo l'olio ben bene ovunque. Non vi preoccupate di avere un contenitore troppo alto. La mancanza di glutine, visto che non c'è il glutine, non si formerà la maglia che tratterrà l'anidride carbonica dei lieviti, ma praticamente l'anidride carbonica fuoriuscirà. Lo lascio qua e ci vediamo fra un'oretta. Quindi io ho utilizzato farina di lenticchie e farina di fave. Ho fatto la farina di lenticchie io stesso, adesso vi spiego subito con che procedimento. Dunque, per fare la farina di fave occorrerà comprare delle fave decorticate, secche, decorticate, utilizzare un robot da cucina, se avete il Bimby è perfetto, mettete la quantità di fave che volete decorticate, ripeto, all'interno del robot da cucina e andate a velocità massima fino a quando, per qualche secondo, col Bimby ci si sta anche meno di 10 secondi, fino a quando non diventa proprio una polvere. A quel punto la prendete, la mettete in un bel barattolo di questi bormioli, quello che volete, la coprite e si manterrà per tanti mesi. Per fare la farina di lenticchie, siccome le lenticchie secche sono molto secche e sono anche molto piccole. Il robot da cucina potrebbe avere qualche piccola difficoltà a ridurle in farina. Potrebbero venire, diciamo, più che altro dei granelli o comunque una farina mista di granelli un po' più grossi, un po' più piccoli, che mal si adattano chiaramente ad un prodotto che invece deve essere quanto più liscio, diciamo, possibile. Per cui il procedimento è questo. Si prendono le lenticchie secche, quelle che preferite, si mettono a bagno per mezz'ora in acqua fredda, dopodiché si scolano bene, si lasciano anche a scolare per un quarto d'ora, quello che volete, dopodiché le disponete sulla teglia, su una teglia, una leccarda da forno, quello che volete, magari metteteci della carta forno così non c'è il rischio che si appiccicano e mettete il forno a circa 120-150 gradi, dipende la potenza del vostro forno, io l'ho fatto intorno ai 130 ventilato, fino a quando non si asciugano completamente, il che può avvenire in mezz'ora come in 40 minuti. Vi consiglio di aprire il forno a metà, scuotere un po' la leccarda e rimetterlo in forno, in maniera tale che anche se c'è del vapore all'interno, questo possa andare via e possano seccare. Comunque, diciamo che in una mezz'oretta le lenticchie sono pronte. Si mettono, una volta pronte, si lasciano raffreddare, si mettono nel robot da cucina. Si mette a velocità 10, se è un Bimby, per qualche secondo, ora non mi ricordo quanto, ma basta aprire e vedere. Appena è ridotto a farina, è pronto. Allora, sono passate circa 2 ore e vedete, ci sono già delle bollicine, non è tantissimo. Adesso quello che faremo sarà metterlo in frigorifero per tutta la notte. Eccoci qua all'indomani. Come vedete, ha lievitato abbastanza, non è diventato, come vi dicevo, una cosa enorme perché l'anidride carbonica è sfuggita dall'impasto, non essendoci glutine. Quello che ora andiamo a fare è formare le palline, non è neanche particolarmente appiccicoso. Tuttavia, poiché mi aspetto che sarà molto appiccicoso una volta che lo metteremo sul piano di lavoro, utilizzerò della farina di mais, potete utilizzare anche della farina di riso, a me la farina di riso è finita, quindi userò della farina di mais abbondante, non lesinate, e metterò l'impasto sopra. La divido in quattro, così.
e faccio queste palline. La consistenza non sarà assolutamente quella del pane normale, dimenticatevelo, è una specie di spugnetta. Ecco qua. Adesso andiamo a cuocere. Per cuocere io utilizzerò un semplice padellino sul fuoco. Quindi metto sul fuoco un padellino, diciamo piccolo, medio piccolo, e lo faccio riscaldare un bel po'. Allora, io ho scoperto che per stendere è cosa buona e giusta non stendere sul piano, perché non essendoci glutine, queste palline appena verranno schiacciate perderanno completamente la loro consistenza. Quindi utilizziamo direttamente un piatto piccolo, diciamo da dolce, in cui spolverizzeremo la nostra farina e ci andiamo a mettere la pallina sopra. Schiacciamo, non opporrà alcuna resistenza, perché questo non è, qua non c'è glutine. Fate molta attenzione, perché vedete, assorbe tanta farina. Andiamo a schiacciare fino allo spessore di circa 2-3 mm, così. Dopodiché la facciamo scivolare, proprio scivolare. Ecco, dobbiamo renderci conto, per esempio, questo pezzo, questa parte si è appiccicata. Quindi solleviamo un po' e mettiamo un poco di farina di mais o di riso sotto per provare se è tutto a posto. Non dobbiamo fare altro che questo. Ok, se si muove tutta vuol dire che si è staccata, vabbè, insomma non ci voleva l'arte. Vado a metterla nella padella. Facciamo scivolare, non preoccupatevi per la farina, se si brucia poi la toglieremo. Copriamo per circa 2-3 minuti. Io non ho un coperchio decente per questa padella, vabbè, l'adattiamo. Adesso la giriamo, come vedete è gonfiata, Non è gonfiata tantissimo, ma è chiaro perché non essendoci glutine non gonfia tantissimo. La facciamo cuocere scoperta per un altro minutino, minuto e mezzo. Una buona idea sarebbe farle piccoline, ci possiamo anche provare adesso, piccoline in maniera tale che, come un dischetto, in maniera tale che poi le possiamo condire come antipastino per gli ospiti, antipastino gluten free chiaramente, con quello che vogliamo sopra. Tanto questa dovrebbe essere pronta. Vediamo. La prendiamo, la giriamo, è pronta, è prontissima. La mettiamo in questo piatto, dobbiamo avere l'accortezza ogni volta che ne facciamo una di coprire con uno strofinaccio pulito, perché altrimenti secca. E procediamo con le altre. Nel caso in cui c'è troppa farina sopra, la toglieremo con una paletta, in maniera tale che non ci mangiamo la farina bruciata. Queste le possiamo fare ancora più piccole. Facciamole così, piccole piccole. Facciamo proprio delle palline a bocconcino, come se fossero delle mozzarelline. Riportiamo un po' di farina di mais o di riso al solito. Qui facciamo la pallina, la schiacciamo. Vedete, questo è proprio facile, facile, facile. Peraltro, appunto, per un aperitivino è stupenda. Piccola piccola, un'altra pallina. E vado a mettere in padella queste mini. Se volete fare divertire i bambini, così si mangiano anche i legumi, usate dei coppa pasta, no? Delle formine per i biscotti. E fate assumere la forma che volete, una stellina, un cuoricino, un pupazzetto, eccetera, e poi le mettete in padella. Avranno anche la loro bella decorazione. Ed eccole qua, le nostre bellissime e buonissime focaccine senza glutine ai legumi.
sono pronte per essere assaggiate. Le possiamo conservare anche in freezer in una busta di plastica, si mantengono abbastanza bene. Poi vi consiglio di passarle al microonde, tanto essendo focaccine non è necessario che siano proprio croccantissime, però se volete invece la croccantezza tipica, mettetele in forno per 5-10 minuti, così riacquisteranno quel croc che piace a tutti, ai grandi e ai bambini. Allora, io adesso l'assaggio. Voi, mentre io l'assaggio, per favore, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale. Dite agli amici che sono interessati che questo canale esiste, se volete supportarmi, in maniera tale che si possano iscrivere anche loro. Vado ad assaggiare. Dentro sono morbidissime. Fuori hanno questa piccola piccola patina croccante e hanno un sapore. Lo dovete provare, io non ve lo posso descrivere perché non avevo neanche io mai assaggiato qualcosa a base di farine di legumi, ma queste sono veramente spettacolari, senza glutine, scondiamole come vogliamo, offriamole agli amici o ce le mangiamo noi. Ci vediamo alla prossima, ciao!